Ed eccoci qua ragazzi, bentornati, bentornati in live. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora, questa live sarà particolarmente interessante per quanto riguarda questi spoiler, int, questi inizi, perché mio fratello è all'oscuro di tutto, non sa nulla, come avete visto nel video caricato poco fa. A registrarlo c'ero soltanto io, quindi lui mancava, non sa nulla di questi indizi, della mia interpretazione agli indizi, quello che vi ho raccontato un po' direttamente nella community. Quindi ciao Capitan Buggy che ci segui credo, dal canale Viola. Eh, siete a rete unificate, quindi quando vedete obiettivo follower anche su YouTube è perché, è perché ci ritardate. C'è Ritardadario. No, c'era il ritardettore che si stava facendo la doccia, non c'era il ritardadario Però so, ancora non eri pronto, sono salito e ancora stavo impostando. <ride> quindi, sei sempre tu il ritardadario Quando arriverà la live. Capitan Baghi, la un live ora. sarà di un'ora, quindi finiremo intorno alle 21.20, 21.15 non un'ora le 21 e 15 45 minuti <ride> tu stai facendo un'ora scolastica tipo 45 minuti 55 minuti la live durerà almeno un'ora il tempo comunque che ci vuole per parlare di, di tutto... tutti gli int io di tutti non so gli nulla indizi. quindi adesso tu mi devi stupire con questa live che int sono usciti Ecco. Dove andremo a parare con il capitolo 1067? Ecco, ragazzi. Dai, quindi divertiamoci, guarderemo tantissimo la chat, la chat di YouTube, la chat di, del canale Viola mi di Twitch. Un int reaction, no? mi fai vedere gli int senza dirmi. Cosa, cosa significa? Io devo cercare di capire. Questo è un esperimento sociale no? di ciò che succede quando esatto. noi realizziamo gli Int. Quindi, se siete curiosi, iniziamo subito direttamente con questo nuovo format. Vediamo se io li interpreto potrebbe come essere... li hai interpretati tu. Potrebbe essere un nuovo format nostro, no? Che gli int li fa sempre uno, e poi in live facciamo vedere la reazione dell'altro. Interessante, <ride> potrebbe diventare come cosa. Quindi iniziamo con questo eh, esperimento. Allora, ragazzi. Moniamoci no, di questa grafica nera e iniziamo in ordine per come io stesso ho guardato gli inter. Due secondi: prima di cominciare, volevo un attimino salutare un po'. Voglio salutare Christian, Daniel, Strawhat, proprio Mughiwara, Cloud, eh, Luca, eh, un altro Christian Voglio salutarvi tutti, ragazzi. Grazie mille per essere qui in live. E siete pure in tanti. Grazie, sempre grazie. Luca. Eh... Sempre Christian Sabo. Wally. Vabbè, si ripetono un po'. Comunque, ciao a tutti, ragazzi. Ciao. ciao e e molti per ci chiedete qui. Se torneranno le nostre live inerenti agli episodi doppiati certo, di One Piece certo, su Twitch. Certo, certo. Sì. Da mercoledì appuntamento fisso sul nostro canale. Allora, vai, sei, vai, pronto? Vai. Vai, sei pronto? Sei pronto? Sì. Ciao, Yay l'83. Questa è la Hi yeah, pronuncia dei nomi: fa cagare. Primo int. Okay. Feeling on off, ok, feelings. Questo sentimenti. ci fa pensare sentimenti, però tu devi stare zitto, Vabbè, scusa. Vabbè, ti sto traducendo, no? Non no, mi dai perché io stavo dicendo fa pensare che si piangerà. È come se fosse un interruttore, piangeremo o non piangeremo, sarà emozionante o non sarà emozionante. Per come l'ho vista io? Sì. Da on passa off, quindi dal sentimento dell'emozione del 1066 nel 1067. Può essere Nada, giusto. Oppure l'ho interpretata per Kuma, che mm. è Vegapunk che gli ha tolti i sentimenti, no? Mm -hmm. Come se gli avesse tolti i sentimenti. Quindi, da on Per a Kuma. Cristian Dante si è iscritto al canale. Vai, vai, continua. Eh, può essere per Kuma, potrebbe essere per i Serafim, pure. Anche loro sono privi di emozioni, no? Esatto. Quindi eh, potrebbe essere anche Shaka un personaggio privo di emozioni. Questi, questi co Come posso definirli? Questi punk, questi cloni di Vegapunk, potrebbero essere privi di emozioni. Però, però sarebbe come un ripetere, no? Già tipo una sorta di clone che già abbiamo conosciuto, che sono i Vismok. Okay, vai, Fratelli vai, vai, senza andamento. emozioni. Quindi, quindi può stare per tante cose. Però la tua teoria. Grazie mille, mille grazie. per la donazione. Grazie, grazie, grazie mille, grazie di cuore. La tua teoria, cappello però, di paglia, che si che passa dal nonno all'off per quanto riguarda i sentimenti, non è male. Anzi, forse è la cosa più corretta. Quindi mi trovo molto d'accordo. Quindi, stai dicendo che forse io ho. Hai fatto un'interpretazione giusta, sì. Anche se, comunque, il prossimo capitolo c'è cioè più che sentimenti. Allora, i sentimenti li abbiamo avuti con Oara e siamo tornati indietro nel tempo. Dire che sarà un capitolo dove i sentimenti passano dall'on all'off, non significa che non sarà interessante. Beh, non è mica finita qui, eh. possiamo andare avanti perché così magari riesce ad intrecciare i vari int, no? Ok. Quindi, ragazzi, sì, scusatemi se ero un attimino preso da. Stavo sistemando alcune cose. Quindi, passiamo ad un'altra int. Vuoi la traduzione o vuoi dirla tu? No, la, la conoscenza è. Potere. È il potere. Conoscenza davvero, potere. realmente? Sì. Quindi. Sul serio? Mm -hmm. okay. ok. cosa si riferisce secondo te? Do, do, do. La conoscenza è il potere. Per davvero. La conoscenza è potere? Mamma mi sembra di essere tipo. Sai, sai quei giochi. <ride> Quizzo, qui giochi a quiz che fanno in tv <ride> dove tu sei il presentatore e cioè c'hai una povera vittima qui al tuo fianco e la devi fare soffrire. Oppure più che altro, sentiamo tipo: hai presente nei film quando si vede lo psicologo no? con le carte e gli dice tu cosa vedi? Cosa ci vedo io in questa equip? Conoscenza e potere. Davvero, Dai, secondo Va me bene, cosa, abbiamo, sì. scoperto cosa abbiamo scoperto nel 66. Nel 66 abbiamo scoperto. Abbiamo scoperto tanto. O meglio come continuava la storia di Ohara mm. Però secondo me no? Conoscenza e potere. Cos'è? Conoscenza e potere mi fa pensare molto a Vegapunk e a quello che dice, no? Che lui dice che la tecnologia è del passato e non è del futuro. E quindi, conoscendo il passato, si può costruire nuovamente il futuro. Che è. che è quello del passato. Benvenuto sul nostro canale! Ma, la stessa cosa blu blu double... Vabbè, cioè, fammi chiarire questi nomi poco semplici. Fammi chiarire il futuro che è quello del passato nel senso si può ricostruire la stessa tecnologia che può sembrare il futuro e in realtà si ritorna mm. a quello che c'era in passato e quindi no, la conoscenza è questo potere per risistemare le cose. Okay. Allo stesso tempo conoscere ciò che è accaduto durante il secolo vuoto Può dare le giuste armi per combattere il governo mondiale. E questa è la mia interpretazione. Però effettivamente okay. può, può essere interpretata anche come la conoscenza di Vegapunk grazie ai libri di Ohara. E potere. Gli ha, gli ha dato il potere di essere lo scienziato più importante al mondo. Però non è un hint molto, molto spoileroso ecco. Perché alla fine si tratta di una cosa, noi stiamo interpretando una cosa che già abbiamo visto. in Tranne che ci saranno prossimi, ulteriori rivelazioni nel 1067. Sì. Esatto. Boh, andiamo avanti, dai. Sono tanti. No, 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 no. Uh -huh. no. Okay. Ma Giraia perché, eh, perché spunta un capitolo sì e l'altro pure? Eh <ride> Siri, davvero non saprei. Perché c'è Giraia? Giraia, io l'ho interpretato molto come tipo no correre come grazie mille, Fernimaro, per esserti giù aggiunto ai nostri follower su Twitch. Grazie, allora, grazie. Allora Giraia di che corre, no, mi sa tipo di o oh, andare a riferire qualcosa. O oh, corsa contro il tempo. No, no, ma devi interpretarlo tu. Perché stavo ti stavo influenzando, vai, Ciao Daniel. È strana questa cosa di giraia. Perché proprio Jiraiya Poteva mettere qualsiasi altro ninja di Naruto. Quasi, mettere... No, perché ninja? Poteva, essere, poteva mettere Quasi, qualsiasi, qualsiasi altra persona che corre. Esatto, perché proprio giraia. Eh, secondo me! Perché giraia. È... Si lega alla saga di Pain ah. dove avevamo i... i sei Pain, no? Sì. Le vie di Pain. Mm -mm. E quindi è un riferimento a... a cosa? Abbiamo qui i sei Vegapunk più il Vegapunk originale. Nello scorso capitolo abbiamo visto che c'era l'int, quello è vero non è tra loro perché poi si è trovato l'altro Vegapunk, il vecchietto. Quindi ora perché c'è Giraia che corre? Cosa ci vogliono dire con giraia che scappa? E È questo difficile, lo devi dire tu. È difficile, un attimo, può essere tutto, Tom dice arriva la marina e scappano, e perché giraia così? Oppure Jason dice low che scappa da barbanera, mm. non mi ricordo il momento in cui si vede questa scena all'interno dell'anima. Tu te lo ricordi il momento esatto? Perché potrebbe essere fondamentale. Il eh, il problema esatto è che ho cercato, però non è che sono riuscita a trovare esattamente il momento esatto. Credo che comunque qui Giraia doveva andare a comunicare: tipo, qualcosa scappava da un um, pericolo. Da quello che ho capito attraverso la community, adesso non, 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 non ricordo esattamente il momento dell'episodio. Anche perché non ci possiamo aiutare nemmeno con lo sfondo. No. Cioè, è totalmente. privo di contesto. Sì, dovrei andare proprio a rivedere l'episodio. Qui mi sembra nello scontro quando muore. qui mi sembra proprio che lui. Eh, sembra proprio lì, proprio nel momento in cui scopre delle serie di Pain. <ride> nel frattempo Pain. si aggiunge Alex Pain. Quindi, proprio calzi a pennello. Alex Pain. Ecco, 95. combattimento tra Giraia Benvenuto. e Payne nel villaggio della pioggia. Quindi. È che si conclude con la morte di Giraia. Esattamente. Quindi dobbiamo pensare alla morte di qualche no, personaggio. No, poteva mettere un'altra cosa. Dai, no, dai, poteva mettere qualsiasi altra cosa. Secondo me mette Jiraiya che corre perché Ah, un capitolo È dove È stato però, se non ricordo male, un combattimento importante perché comunque ha rivelato molto, no? Su quello che era la figura di Pain. Eh, Magari dice Jiraiya qui doveva prendere tempo per caricare la modalità eremitica, ah. quindi è qualcosa del tipo prendere tempo. Eh... Sì. O è questa cosa e dobbiamo prendere tempo oppure è la rivelazione, la scoperta di quello che comunque può rappresentare Pain. Quindi in questo caso Jiraiya scopre cosa rappresenta Pain, chi è Pain, noi scopriamo qualcosa di importante su Vegapunk. Ci può stare? Mm. E infatti Alex Penn dice: Jiraiya stava no? accumulando la modalità dell'eremita. Un po' campatenaria come cosa, giusto quello che dico io, è così molto astratta. Però, sinceramente, se proprio mi trovo forzato a dare un'interpretazione a questa GIF. E mi vengono in mente queste come interpretazioni. Peraltro non, non capisco, non riuscirei a, a spiegarlo. Scappa per andare ad attivare la Sage Mod e eh, eh si sì, Giraia sta caricando il chakra quindi è tipo un prendere tempo, un, un prima di una tecnica, prima di un qualcosa. Mm. Allora è bello, è bello, è bello condividere con la nostra community sì, no, questi interventi perché sai, costruiamo il capitolo insieme. Ma sai qual è il problema? Che nel prossimo capitolo, almeno non è che sappiamo, eh, abbiamo visto che ci sarà magari uno scontro con qualcuno. Uh, sai questo capitolo magari fosse terminato Lo scorso capitolo fosse terminato Magari con una minaccia O uno scontro con qualcuno Che aveva messo in difficoltà gli altri Allora tu dici Va bene nel prossimo capitolo Rufy prenderà tempo per attivare Che ne so Il Gear Fourth Il Gear Fifth Ma no, no Non succede nulla di tutto ciò no. il, Lo scontro con i Seraphim si è concluso Però i prossimi hint C'entrano con questa storia? Ah, sì, Potrebbero allora andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. I prossimi due int li dobbiamo così buttare insieme perché, da soli, Perché sono simili. Non significherebbero nulla. E sono per me la bomba di questo capitolo. Eh, se davvero dovessero essere interessanti. È finito il carburante, quindi finiscono le energie. Si accende il rosso. E qui ho creato tutta eh, una situazione eh, Vediamo rispondere. se la colleghi vai Cosa finisce carburante Se cioè, torniamo sempre al discorso dei serafim Che si scaricano Oppure E io questo l'ho collegato nel video Il discorso dei serafim del green blood della, eh. della percentuale di caricamento Poteva però mettere Grazie Stefano Cavalli Ti ringraziamo tantissimo eh, per il supporto Stefano. che ci dai Live dopo live Ehm però questo rosso che si accende... Comunque noi bughi che urlava l'abbiamo sentito. Adesso ho attivato l'audio così per i prossimi alert sentirete pure voi. Mi, mi dispiace per questa cosa che avevo disattivato l'audio. Allora, il rosso no? Finisce il carburante. Finiscono le energie. Mm -hmm. Cosa ti ricorda? Dai che ci hai fatto un video commento. Dai che me l'hai attenzionato tu questo fattore. Così mi fai confondere sempre di più. Dall'inizio di Egghead fino ad oggi, eh. cosa diavolo ci ha trasmesso da capitolo dopo capitolo? Vegapunk. Eh, cosa dice sempre? Che deve cercare una Ah, non ha più risorse da parte del governo. Non ha più fondi, fondi. Non ha più fondi. Okay. Non ha più risorse. E io credo che si riferisca proprio a GED Perché Lilith ha detto che eh sì, è tutto alimentato col fuoco e ah. che lei ha bisogno di un fuoco inestinguibile, no? Chissà se adesso È, è GED non, non ha più risorse. È arrivata al limite. Non ecco perché niente. Vegapunk dice: Sto per morire. Certo. Se si bloccano i suoi fondi, Vegapunk muore, nel senso che gli muore no? quella voglia di cocreare. Se non lo finanziano più, poi lo vogliono pure uccidere, quindi sì, è vero. Anche perché con Dragon, no, cosa ha detto fine. Vegapunk? Non vado con te perché siete poveri Esatto Mentre il governo mondiale mi dà fondi Mi dà sicurezza Mi dà garanzie quindi... Sì lui dice Ci sono più marine Più gente che può capirmi Ma si riferisce a quello eh. gente che capisce Cosa lui vuole creare E quindi gli danno fondi Quindi può essere Che GED sta collassando come isola? Più che le Ged stanno collassando proprio le ricerche di Vegapunk. infatti, se tu ci pensi anche negli scorsi capitoli abbiamo visto Forza, forza, continuiamo, vai. Speriamo, tipo che non capita per... <ride> mai. C'è lo scontro, vediamo, prendiamo informazioni. La stessa Lilith che andava a cercare le navi per prendere tesori perché lei. Mm. E poi si è seccata i serafi, ma hanno idea di quanto coste. Perché sono proprio al verde. <ride> Secondo me è finita. La so CPG vuole andare a eliminarvi. E ora, ragazzi, purtroppo vi devo dare. Uh... Un, um, un nuovo elemento, no? Una nuova mia idea che mi è venuta così. E ci mettiamo a schermo o continuiamo a far vedere il rosso? Eh, mettiamoci a. A schermo intero, dai, sì. ci mettiamo a schermo intero. Ora vorrei dirti una cosa. Allora abbiamo appurato no che Vegapunk comunque non sembra essere un villain. Mm. I fondi stanno finendo. Mm -hmm. La sai per Polzero? Ringraziamo Pastore Aspro739, sta andando su Egghead, no, per uccidere Vegapunk, ci siamo? E Shaka dice non toccare la ciurma di Cappello di Paglia perché ho una cosa per loro. E adesso sono tutti con i piedi, no, un po' fissati a terra, vi faccio vedere qualsiasi cosa. Ragazzi hanno una taglia altissima questi Mugiwara! Mm. potrebbe Vegapunk volerli scambiare per, per soldi e per taglia stiamo parlando di 3 miliardi rufi un miliardo e passa Sanji un miliardo e passa Zoro quindi Vegapunk come cacciatore di taglie <ride> ma che cosa lurida è abominevole no è davvero schifosa come cosa <ride> Dai, non ho parole Perché per ne... esprimere lo schifo che sto provando, Ma lui ha detto, fin da ha detto fin da sempre che non gli interessa so. la sua ricerca, i suoi fondi, i suoi. potrebbe barattare pure Mokiwara. Ma ci bastano i soldi. Non si parla di, di miliardi e miliardi eh, di quello che ha bisogno. Fa un bel po' di miliardi, eh? Oh, Simon. <ride> Dai, che schifo. <ride> Cioè dopo quel disegno con quella testa così grossa Ma è raccapricciante Mi è venuto anche questo pensiero No ma devi considerare pure anche il fatto che lui Che poi le taglie sono aumentate proprio In virtù dell'arrivo su Vegapunk Su Egghead uh, eh, Gli hanno Vegapun. preparati proprio <ride> Quindi potrebbe essere Vegapunk migliore cacciatore di taglie del mondo Di sempre Con i Serafim, che li manda a cacciare taglie <ride> Per prendere fondi eh... E adesso sì, Capitan Bug, andremo pure a vedere i nuovi int che nemmeno io ho visto perché sicuramente ce ne saranno diversi. Però dai, argomenta nel frattempo questo lato di un Vegapunk, possibile cacciatore di taglie. Allora, ci potrebbe stare comunque la sorpresa no, del tradimento. Però, in base a quello che stiamo costruendo su Vegapunk, ovvero il suo rapporto con Dragon, il fatto che comunque si è messo in governo mondiale solo per avere i fondi, perché lui comunque dalla parte della... Della ricerca, dalla parte della conoscenza, ha studiato i testi di Yuara. Se questa persona ha un ricciolo di valore, di senso, di, di lealtà nei confronti eh, delle cause in cui crede, non dovrebbe voler vendere i Muara. Anche perché Rufy è il figlio di Dragon. O comunque, Bonnie è la figlia di, di Kuma, che lui stesso ha dovuto modificare, non sappiamo per quale motivo l'ha fatto, quindi. Eh... Non lo so oppure è talmente proprio devoto alle sue ricerche a quello che deve realizzare che chi se ne frega delle relazioni soprattutto per lui di Muguara che manco li conosce me li vendo e mi prendo i soldi <ride> ma chi li vendi se sta venendo la cp zero a fatti da pelle quindi no io spero che questo sviluppo che tu hai eh, così con tanta, con tanta creatività immaginato, io spero non si riveli essere corretto. Ah, ragazzi, vabbè, questa era una battuta per perdere tempo. Mm -hmm. Sì, esattamente. Il tempo che mi sistemavo Quindi siamo come giraia che corre. Sì, Prendiamo tempo? Perché abbiamo degli altri indizi: bomba! Spoiler okay. non confermati, ma da fonti attendibili dove noi ci basiamo a volte per capire un po' di cose. Quindi, effettivamente potrebbero essere. Degli spoiler uh, uh, confermati, allora ve li diamo subito. Beh, Gaben, per fare soldi, basta che vendi libri su eBay. Ti immagini, no? Si vende i libri di Oara, vendesi il libro raro di Oara a prezzo <ride> unico <ride> per affare di 10 miliardi di berri. Libro per interpretare i pugni griffi solo per, per te che acquisti entro mezzanotte 50 miliardi di berri. Allora. Ci siamo ragazzi, via con la bomba QL1, cosa mi sono perso? Niente QL, stiamo delirando oh, Comunque stiamo, in... stiamo entrando nel vivo degli spoiler Adesso? Quindi, quindi sei, rimani sei con noi Aspetta un attimo, volevo vedere se c'è qualche commento che mi sto perdendo Vado Vai Sì C'è qualcosa Devi attivare qua no? Ok Confermata, alla fine del capitolo Dragon si muoverà. Mm. Pa -pam. Bello. Questa è una piccola cosa che vi ho voluto dire. Alla fine del capitolo Dragon si muoverà. Quindi possiamo capire comunque da questo hint spoiler okay. che non sappiamo nulla su Dragon, su quello che farà, come si muoverà. Però ancora una volta ragazzi si parla di Dragon, ancora una volta questo personaggio è centrale per questa saga. Già prima di giungere a Egeddo lo abbiamo visto, la telefonata di Sabo, l'Ulusia, poi la telefonata con Vegapunk, poi lo vediamo all'interno del flashback di Vegapunk e adesso ancora una volta Dragon si muove. Quindi siamo proprio nel vivo della saga che ci porta come personaggio centrale almeno per questi eventi dragon ed è una cosa che aspettiamo da tantissimo tempo se ci pensiamo ragazzi dragon al giorno d'oggi è un personaggio misterioso quasi alla pari di shanks shanks rimane sempre così no come perché lui è imperatore perché lui ha dato il cappello a rufy perché lui faceva parte della ciurma di roger ma se shanks è così dragon è qua non dico proprio alla pari, perché Shanks, ragazzi, è Shanks. Ma Dragon, comunque, papà di Rufy. Non sappiamo qual è il suo rapporto con Rufy. Rivoluzionario, figlio di Garp, ehm, leader dei rivoluzionari. Non sappiamo nulla di questo personaggio. Quindi sono due personaggi. Che amiamo tutti alla follia, ma li amiamo anche senza sapere nulla di loro. Il principe Giovanni ha ragione perché dice: Se Dragon veramente si muove, significa che ci sarà pausa. Perché sì, dopo il 1067 ci sarà pausa. Ma dai, perché? E, allora, tutto quello oh, che non è int, quindi con immagine e gif, ragazzi, a parte che Dragon si muove è quasi certo perché la fonte che lo dice è molto attendibile. Eh, da questo momento in poi tutto ciò che sono frasi sono spoiler incerti da prendere con le pinze, ma quasi ufficiali. Quindi diciamo che eh, possiamo crederci più o meno, però restiamo sempre col dubbio. Tipo questo che vi mostro subito. È? Vegapunk è un frutto del diavolo, nome nome, che gli permette di immagazzinare più che in più tutte le informazioni in maniera infinita. Purtroppo, io questo l'avevo detto, e tu mi avevi detto di no? No, ma detto io ho live. Detto di no, ma io ho detto di no. Eh, no, ma anche gli iscritti avevano detto di no. Perché, abbiamo detto di no? Ragazzi, perché <ride> abbiamo detto di no, ragazzi, perché abbiamo detto di no? Allora, tu, questa... lo sta, tu stai dicendo che noi abbiamo <ride> detto di no quando non è vero, nessuno ti ha detto di no. Perché devi dire no, queste cose? sta al lavoro mi hanno detto di no. Comunque, <ride> ma allora è una cosa, mi... noi siamo un'altra. Qualcuno mi ha contraddetto, qualcuno mi ha detto no perché Vegapunk è importante. È uno scienziato, se ha il frutto. Vabbè, però. Oda sta dando frutti a tutti, ma dopo quella allora, testa. Ma quella testa <ride> non è una cosa normale. Quindi, dopo che tu mi pre. pre... Dopo che tu me pre... mi presenti un personaggio con quella testa, io posso accettare di tutto in questa vita perché quella testa non è normale. Quella testa. Non lo so, non lo so, si meriterebbe, si, si meritava oh, da tipo una settimana di. di, 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 di uh, una settimana bannato da Weekly Shonen Jump solo per aver disegnato quella testa che ha, ha imbruttito le pagine di quella rivista. Level up! <ride> e secondo me quello che ho detto poco fa con questo. Eh sì, no, ma ci sta come cosa, perché anche lui stesso dice che ha letto tutti i libri di Oara comunque va bene finquanto sei uno studioso quei libri sono un sacco eh, ci stai che hai qualcosa di speciale e particolare, un'abilità particolare che ti permetta di fare quello che hai fatto, ovvero immagazzinare tutti quei libri nella tua testa anche perché lui lo dice proprio con convinzione tutti quei libri sono nella mia testa come nel senso non è che dice io ho studiato, ho letto quei libri cioè sono nella mia testa che vabbè in un... Eh, Vista all'interno di un film Un film non di fantascienza E non di fantasia Avremmo detto che l'avremmo interpretata come una cosa Vabbè si li ha letti e stop Ma detta all'interno di One Piece Quella montagna di libri Grazie sono tutti Luca qua. Ci fa pensare davvero a un frutto del diavolo Che gli ha permesso di immagazzinare Tutte quelle informazioni Ciao Kaneki ma la live Quindi Ancora si infiamma sta. Quasi 100 spettatori Ragazzi lasciate like per supportare queste live Ancora solo 20 like Supportate invece con i mi piace Allora Gom Gomu Cosa Gom Gomu? Gom gom. Inutile che lo faccio vedere Un link era scritto Gom Gomu Si parlerà del frutto di Rufy e ancora una volta, cioè sempre, lo stesso leaker, di Ruffy, sempre lo stesso Ligher dice Armata Rivoluzionaria. Abbiamo detto vabbè, Dragon. Non si, si, si muove, quindi ci sta. E perché Gomu Gomu? Eh, Gomu Gomu, mentre lo argomentiamo, eh, facciamo vedere quest'altra int. Avevamo Giraia, adesso abbiamo. <ride> <ride> Grazie, Ryzen per il follow su Twitch. Ragazzi, vi invitiamo tutti, invitiamo tutti coloro che sono su YouTube. Se non hanno ancora messo il follow su Twitch, vi invitiamo ragazzi a farlo. Eh, è importante per noi. Avere anche un, un buon numero di, di follower su Twitch Perché nel caso in cui dovessimo decidere magari di fare una live esclusivamente su quella piattaforma Così vi arriva anche la notifica Quindi, quindi per favore se non l'avete ancora messo il follow invitiamo a farlo che cosa Ok, Fernimara aspettava proprio quest'int credo Perché fa una teoria ma serve che vedete un altro int che è uscito Ma a me questa live così mi piace da morire Meglio degli spoiler allora, Maro dice caricare una trasformazione. Qualcosa che si svuota. Quindi, comunque. Eh, sta parlando di tutti, tutti gli int. L'orso che si svuota. E se il prossimo capito parlerà di Kuma che sta completando il suo processo di trasformazione? Ci sta, ci sta, ci sta. È eh, bella come cosa, anche perché eh, abbiamo: I sempre sentimenti quelle... on off. Esatto, stavo riferendo proprio a quello. Quindi non prova nulla, eh, si sta prendendo tempo. Si sta svuotando? È un orso. Ci, certo, può, stare. È Ci può stare che il prossimo capitolo si incentri molto su Sick su Cloud. Orso. Grazie per il follower. Anche perché abbiamo visto che Vegapunk ha detto, cioè Shaga ha detto agli altri: Venite, vi mostro qualcosa. Mm. Dragon al ah, Orso Bartolomeo. Ciao Albibaldo96, grazie mille. Dragon. Uh, Kuma Floris 970 ha riscattato Lo commenti anche tu e allora lo intoniamo 3, 2, 1 Lo, lo commenti, commenti anche tu. tu Grazie mille Pedalantes che adesso ci segui Su Twitter Arriva così un altro spoiler che sembrerebbe Quasi confermato, quasi certo Appare la Super Pole Zero Shaka le avverte di non approdare Su Egghead, fine del capitolo Si muove Dragon Appare Oddio, la... allora ci sta. Quanto mi piace quando do questi spoiler così improvvisti spoilerare, vero? No, è una live spoiler. Credo che tutti coloro che sono entrati qui dentro è perché già vogliono. Cioè l'ho intitolata giusta, vero la live? Prima <ride> che adesso mi arriva qualche eh, minaccia. Quindi molto interessante. Io continuo a vedere se abbiamo qualcosa. Tu argomenta, pensavo. Ci sta che arrivi la Cyper 0, Zero perché ci vuole un po' di movimento all'interno di, all di, di una saga, appunto. Al momento non abbiamo nessun villain. Quindi per movimentare un po' di cose a livello narrativo ci sta, no? Quello che mette sempre i bastoni tra le, tra le ruote. Perché stiamo sempre parlando di uno shonen. All'interno di uno shonen dobbiamo vedere degli scontri, non possiamo vedere solo dialoghi. Quindi nello scorso capitolo abbiamo comunque avuto il combattimento con i Serafim nello scorso capitolo intendo il 1065, nel 1066 va bene con i flashback che abbiamo visto, comunque la situazione e le, le rivelazioni, la situazione comunque è stata movimentata e nel 1067 ci vuole qualcosa che ti faccia un po' sperare in qualche mazzata, no? Quindi siccome al momento l'unico Appiglio che ha Oda per mettere un, un nemico. È proprio la CP0 che si stava recando là. Ci stai comunque. Si stia avvicinando e rende un po' più eh, adrenaliti, adrenalitica e eh, drammatica la situazione. Quindi va bene la CP0 che si avvicina. Grazie mille per il follower. Grazie, King of One Piece, Rufy. Bellissimo come, come nome. Oddio, ma non abbiamo questa settimana la reaction di Yonko Production. Quindi, quindi pensiamo un attimino arriverà sicuramente domani fammi un po' un recap no? delle ultime cose che hai detto un orso che si svuota il carburante i sentimenti on off giraia che carica una tecnica nel frattempo core il cervello che diventa più grande un forse tempo a prendere del diavolo per la cp0 che sta arrivando ma che minaccia può rappresentare comunque a livello rispetto al livello, livello di potenza dei Mugiwara di oggi allora, ehm, Spacco Bottiglia ci sta seguendo, ero rimasto a fissare il suo nome. <ride> allora, 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 io continuo alla, a cercare. Ok, vabbè, confermato Dragon nel capitolo. Tutto confermato? È confermato anche che sarà un capitolo di transizione. E ci sarà qualcosa su Orso Bartolomeo. Si parlerà di Orso Bartolomeo. 5 minuti fa, primi spoiler. Oddio, ce li abbiamo. Sono, sono veri? veri. Certo, sono veri. Abbiamo gli spoiler. Allora, <ride> Caesar e Judge stanno combattendo. Cover. Nella cover. Ah, ok. Quindi ce li immaginavamo. L'incontro tra Caesar e Judge, però non, non me l'aspettavo che si mettessero proprio a lottare. Vegapunk è nato come un era genio. Era nato come un genio, mm. ma lui era anche Bono un user... Bono. C'è cioè un utilizzatore del brain brain fruit Quindi brain brain mi ragazzi Capace di immagazzinare in informazioni illimitate Knowledge is power Davvero conoscenza e potere eh, Il ecco potere della conoscenza it. Il frutto del diavolo Certo conoscenza e potere Quindi il potere del frutto del diavolo Che è la conoscenza illimitata Di immagazzinare Ecco no? perché lui ha una grossa testa Questo mm -hmm. è uno spoiler Il titolo si riferisce a Punk Records quindi il titolo si riferisce a... Alla, alla, sezione, alla sezione in alto, alla sezione più alta di Egg Egg, che è dentro l'uovo. Quale uovo? Che è nata dal cervello di Vegapunk. Ah, si è fatta dal cervello di Vegapunk. Mm. Cosa è successo? Cos'è stato questo suono? Sì... <ride> Okay. Ringraziamo Floris970 uh, per averci dato questi beat. Grazie, grazie mille. Continuiamo a leggere gli spoiler che sono usciti e sono veri, ragazzi. Ed è bellissimo quando escono in live. Va bene, prova. Il titolo si riferisce alla sezione sopraelevata di Egghead che è dentro l'uovo ed è stata fatta dal cervello di Pegapunk. Il robot antico che vediamo nel capitolo 1065 è stato creato indietro nei 100 anni di vuoto, 200 anni prima che esso venisse attaccato dal governo mondiale. È stato creato prima quindi del secolo vuoto. Mm -mm. 200 anni prima dell'attacco del governo mondiale la Super arriva su Egghead loro dicono di volergli restituire Serafim Kuma ma gli viene vietato l'accesso aspetta aspetta forse questa parte la stai traducendo male un attimino vai l'antico robot che è stato creato in, uh, indietro nel, nel, nei 100 anni di vuoto è stato creato nei 100 anni di vuoto può essere che è quella la macchina della cui... teoria eh eh, forse, forse questo sì. gli voleva mostrare Vegapunk quando dice venite con me? Boh. E 200 anni fa questo ha attaccato il governo mondiale. Quindi 200 anni fa? Quindi è nel secolo vuoto. È stato creato nel secolo vuoto e 200 anni prima degli eventi che leggiamo adesso, questo robot ha attaccato il governo mondiale? Mm -hmm. La CP0 è arrivata su EGED. Loro dicono di volergli restituire il Seraphim Kuma. Ma gli viene vietato l'accesso e alla fine del capitolo il vero Kuma è a Kabacca. E inizia a correre, ecco la cosa di Giraia. E inizia a correre ovunque, da qualche parte. Ok, ok. Ora per avere una traduzione magari più accurata, traducili. E li leggiamo, vediamo se li abbiamo tradotti bene prima che poverini chissà cosa vi stiamo dicendo, però dovrebbe essere bene o male a grandi okay, linee, scrivi. a grandi linee ragazzi la nostra traduzione dovrebbe essere corretta quella che abbiamo fatto, adesso facciamo una traduzione veloce e ve li mostriamo direttamente in video così anche voi potete leggerli come abbiamo fatto noi. Entro domani, <ride> ok, prendi perfetto, <ride> ok, però ce l'abbiamo fatta, li abbiamo partoriti. Ok, ok. Eh... Adesso per farglieli vedere, no, ci penso io. Ragazzi, quindi è fantastico che sono usciti gli spoiler durante la live. Quindi un attimino di pazienza perché ve li leggiamo di nuovo. Eh, ritarda Dari, ovviamente, scherzo, vi voglio molto bene. Grazie, grazie, Daniel. Dov'è? Cosa hai mandato? Cioè abbiamo bisogno di un punk che ci aiuta con tutte queste cose ecco cosa. qua, hai mandato qua abbiamo bisogno di un punk Se abbiamo bisogno di un punk che gestisce tutte queste informazioni Ok, vai. Perfetto. Perché? Hai spento. Perché è morto? Allora, mettilo in video. Sì. Alla faccia del capitolo di transizione comunque. <ride> Beh, rispetto ai capitoli precedenti. <ride> Ora lo sistemiamo. Ok. Copertina di Punk Records Quindi registrazioni dei punk, è tipo una sorta di... Mm. Wow, che bella traduzione Caesar e George stanno combattendo <ride> Vegapunk è un gen genio, ma è anche l'utente del frutto Brain Brain che gli consente di avere una memoria limitata di conoscenza. di conoscenza Ecco, perché aveva una testa enorme Il titolo si riferisce alla sezione superiore di Egghead, dentro l'uovo È composto dal cervello di Vegapunk Vuol dire, è composto. Eh, secondo cercare. me non è composto. È costruito, è stato cost... è stato. oppure è composto dal cervello di Vega. Per questo l'ha tagliato. Ha messo il cervello in alto, l'ha conservato sì. per, uh, per e essere sicuro, e poi questa conoscenza viene tramandata in tutto l'isola. Mm -mm. Una cosa sì, sicuramente sarà qualcosa del Adì, genere. Che è ancora più raccapricciante. L'antico robot è stato creato nel secolo vuoto e 200 anni fa ha attaccato il governo mondiale. Visto questo io l'avevo tradotto bene. Quindi 200 anni fa ha attaccato il governo mondiale. Esatto. Ma questa storia. Che storia è? Questa di chi storia è? di 200 anni fa. Perché non c'è nemmeno Joy Boy. Certo. Joy Boy era nel secolo vuoto, quindi c'è questa storia di 200 anni fa di questo robot che ha attaccato il governo mondiale, Ma non è nemmeno robot. storia del secolo vuoto, è una storia <ride> che è stata cancellata pure forse, com'è che vengono cancellati intere isole come ad esempio, eh, come si chiama quella parte dell'Ulusia, quella dello scontro, no? Tra, ah, la, con, God la God Valley, esatto. Quindi è stata anche insabbiata sta storia del robottone mitico che ha attaccato il governo mondiale 200 anni fa. Chi è stato l'artefice di questo incontro con i Qui non si sta parlando di Rox che è qualcosa risalente a 40 anni fa. Non si sta parlando di. Si sta parlando di Joy Boy, che era nel secolo. Si sta parlando di qualcuno che ha fatto qualcosa 200, 200 anni fa. E attaccate il governo mondiale eh, La Seperpol Zero Che non lo so la traduzione se l'è mangiato Se l'è pappato Sono arrivati su Egghead Hanno detto che sono qui per restituire Serafim Kuma Ma gli è stato negato l'accesso E alla fine del capitolo il vero Kuma Kamabaka Si alza e inizia a correre da qualche parte Vedremo anche Dragon Per questo Dragon non si muove Si attiva Per qualche motivo Sì sì quindi si attiva tipo sempre sotto forma di cyborg. Mm -hmm. Il Bank originale è l'isola di Egghead. Il suo cervello comanda tutta l'isola. Sì, in pratica è successo proprio questo. Che bella questa live, ragazzi! Allora, non Luca, ce l'aspettavamo. Allora, io chiedo di lunedì. qualcosa. Ragazzi, aiutatemi. Solo io mi immagino che Shaka sia forte. Secondo voi, io sono giorni che desidero che Oda la faccia almeno un po' forte. Non che sia necessario, visto che basta e avanza. Secondo te, Shaka è un personaggio forte a livello di combattimento? Ah, forse non lo so. Forse ha un fisico adatto alla lotta. Forse Quindi... ne ha fatto uno per proteggersi. In, uh, tipo, guardia del corpo, no? Essendo punk 1 0 però Ha costruito dei pacifisti. Per me, sono tutti adatti alla lotta. Mm. Secondo me, cioè, nel senso, non tutti adatti. Nel senso, per me, sono tutti potenti. Certo, Tutti non conosciamo le abilità. Esatto, sì, sono mm. intelligentissimi. Tipo ovviamente. Atlas sembrava molto tecnologica, ah, molto... anche forte. Eh, sì. Quindi secondo me sono, sono forti. Sì, sì. Sai, se nel frattempo mi sono scorticato la pelle, tipo in live, <ride> avevo prurito. E <ride> eh, comunque... Comunque, gli spoiler stanno scendo sempre con più anticipo, ragazzi. Il Lunedì non è, è nemmeno vero, lunedì. No, già ci sono questi spoiler? Cioè, non ci danno manco il tempo di riposare, non ci danno nemmeno il tempo di, go, di, di gustarci gli int e di fantasticare. Comunque, gli int. Bene o male, sono belli. Cioè, sì. li abbiamo interpretati, dai. Dai, questa cosa sì, del sembra. cervello su Egghead, del carburante che finisce. Ah, ma c'è, eh, manca ancora questo. Vabbè, se, se, se arriva la CP0 e si, si mette, pensi, in contatto già con e eh lì sì, gli si fa è capire in... è finita il governo mondiale, non ti finanzia più, siamo venuti a eliminarti a fatti la pelle, no, 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 no. Bello, 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 certo. La cosa del frutto del diavolo un po' spiega il cervello, anzi, spiega molto il cervello. Ed era immaginabile, cioè, cioè io me l'era immaginato, eh, però effettivamente poteva anche essere, ma già è. Er lo dice lo spoiler, no? Che è nato come un genio Comunque nasce come un genio Ma è anche utilizzatore del frutto Brain Brain Che gli consente di avere una memoria illimitata di conoscenza eh, Bello ragazzi eh, Sì, 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 Luca è vero È stata una bellissima live Perché abbiamo avuto int vecchi, la reaction Poi i nuovi int e subito dopo i nuovi int Spoiler, proprio erano uscite da 5 minuti e Quindi pazienza. Ora tra due minuti, spoiler uh, fake. No, no, no. Sono. Sono primi spoiler. Infatti, spoiler. Questo era uno spoiler. Di quanti minuti fa? Di un'ora fa? Eh, abbiamo la rivelazione che Vegapunk è un utilizzatore del Frutto del Diavolo. Eh, è particolare questa cosa che Vegapunk Punk sia un utilizzatore del frutto del diavolo. Stavo pensando proprio a questo, perché comunque lui conduce anche degli studi sui frutti del diavolo. E nonostante questo, si fa, diciamo. Si presenta come un utilizzatore lui stesso. Quindi, non che se tu li studi, non puoi ovviamente mangiarlo, ma comunque. Non so se ci avevo mai pensato che lui stesso, da dottore, che gli studiasse lo avesse mangiato. Anche perché c'è l'SBS che dice: tutto verrà rivelato, cioè qualcosa sui frutti del diavolo si scoprirà quando apparirà un certo dottore, no? un certo professore o quello che è. Ed è particolare anche il fatto che se questo dottore può vantare tutta questa conoscenza. Cioè, che può immagazzinare tutte queste informazioni, lo deve proprio al frutto del diavolo. Più che altro, un personaggio. di frutta è eh, di frutta, che tipo di frutto è? Un paramiscia? Sul cervello, sì. Sì, è un paramiscia. Sì. Perché roggia non è di sicuro. Un paramiscia non è non un zozzo. -zo. Zo -zo. eh, più che altro, Vegapunk adesso, dove lo collochiamo? Il governo mondiale non lo vuole più, ha le conoscenze infinite. Dove lo mettiamo? Lo dobbiamo mettere in sicurezza Lo dobbiamo mettere con Dragon E per me eh, partirà con i Mugiwara Ma non per diventare un Mugiwara Ma, ma per immagini? essere portato fino ai rivoluzionari Ti immagini tipo ehm, Scortare Vegapunk Che fastidio all'interno della Sunny Quante domande farà Però per Chopper potrebbe essere molto importante Però ci sta, Ma per tutti i Mugiwara Quando si, parla, si apre un nuovo arco narrativo Di One Piece I Mugiwara si fanno da Accolgono le persone sulla loro nave e no, ci ritroviamo persone, per persone sulla, sulla, sulla loro nave, senza che fanno parte della ciurma. nel caso di Alabasta avevamo solo Bibi e Karl. E eh, pochi. Rispetto a quello che poi è avvenuto dopo. Quando abbiamo avuto Kinemon, Kanjuro, eh, Momonosuke, eh, Carrot, eh, Cesar Clown. Cioè è diventata una nave da crociera ragazzi Una nave veramente Un, un transatlantico Quella, <ride> quella sa Io li ospito tutti e li porta tutti in giro Quindi adesso magari Bonnie Grazie Purple World E Vegapunk sono i primi tra virgolette ospiti Della nave dei Mugiwara Tu che ne pensi? Ma Vegapunk chi? Solo lui Vegapunk? Ho capito party se li deve carrozzare tutti da presto? Carrozziare. E eh, questo è il fatto che mi chiedo eh, Più che altro Vegapunk fonte di, eh, di importanza per tutti i Mugiwara Perché tu considera che grazie a Vegapunk Tutti potrebbero avere delle, eh, delle migliorie Nami col bastone Usopp con la sua fionda Frankie con la sua tecnologia ma anche la Sunny stessa potrebbe avere delle migliorie Cioè non ci vuole nulla Ha una squadra enorme per mettere su un, dei miglioramenti in pochissimo tempo per tutto l'equipaggio Ma sarebbe anche d'impatto pazzesco la notizia che il dottor Vegapunk si trova sulla nave dei Mugiwara Immagino no? Questa notizia fa il giro del mondo Oppure la marina stesso che ne parla tipo A Akainu Sembra che i Mugiwara abbiano a bordo il dottor Vegapunk. <ride> è proprio, e tu dici, ma questo è diventato un imperatore? una taglia da 3 miliardi e c'ha Vegapunk sulla nave. Cioè, è, è pazzesco. È sì, ecco me tanto stesso, hype Shanks stesso gli viene a sapere una notizia del genere. Oh, ma Ruffy sta portando in giro il dottor Vegapunk. Mm, sì, secondo me che è la macchina. Mossa... Ma come Roger che si porta Clover e eh, si porta Oden direttamente da Wano. Ruffy si porta Vegapunk. Che non divento. Roger mh. si porta a Clover. Clo no, Clover. Scusa, il professor Clover. Ma di... <ride> volevo dire che mi fa pensare a un fiore anche quello: Crocus. <ride> il dottor Crocus Scusatemi, ragazzi, sono confuso. Il nome è un po' simile. Crocus. Nel senso che sono questi personaggi, no? Quello che Quello interpreta i pogniff e se lo porta. Ora allora lui becca Vegapunk e gli dà un passaggio, ok, per proteggerlo, probabilmente. Ma lo fa salire sulla nave. Eh sì, proprio Proprio bello. Bello bello questo sviluppo. Potrebbe, essere, potrebbe andare così. Ma la domanda è sempre quella: si porta solo Vegapunk o tutti i punk a seguito? Ma siamo sempre lì. Bisogna capire se ammazzando o eliminando un, un punk ne risente anche Vegapunk. Perché se i punk non, non rischiano. Se Vegapunk non rischia la vita lasciando i punk su Egghead Ciao Stefano! Potrebbero portarsi solo Vegapunk. E non pure i punk. Anche perché sono troppi, dai. Ti puoi portare sette personaggi nuovi così? Sono quasi quante alla ciurma E la ciurma sono 10 Non ha senso, è brutto È pesante, anche proprio da disegnare Quindi secondo me no Se, se si deve portare qualcuno Giusto per dargli un passaggio Per metterla al sicuro I Mugiwara probabilmente porteranno solo Vegapunk Esattamente Allora io direi che abbiamo completamente Fatto una live bellissima perché tra int reaction, int spoiler adesso già ci siamo proiettati proprio a, al capitolo 1067. Quindi è risultata bene. Una live che sembrava comunque essere una live campata su degli indizi e basta. Da ripetere secondo me questa live quando possibile perché è stato molto, molto divertente. Soprattutto fateli vedere uno dopo l'altro. Eh, io direi quindi di chiudere questa live. Con questo bellissimo finale degli spoiler che abbiamo letto, non so, vogliamo rileggerli per concludere direttamente? Così, magari, chi è entrato sì. adesso diciamo che abbiamo avuto i primi spoiler. Grazie, Stefano. Grazie mille, grazie mille, Stefano. Grazie, grazie, grazie. per tutto il supporto <ride> che ci dai live dopo live. Allora, leggiamo allora gli spoiler. Ecco il nostro buggy. Leggiamo allora gli spoiler un'ultima volta. Alla fine, l'isola salta in aria. Psylord 93 l'ha detto, ragazzi. Mm. L'ha detto. Grazie, Stefano. Grazie sarà mille. fatto anche se non beviamo birra. Sicuramente troveremo cosa bere. Grazie davvero tanto. Allora, leggiamolo una volta per tutte. Allora, la, il titolo del capitolo eh, sarà Punk Records. Eh, lo capiremo in questi spoiler cosa significa questo titolo. Caesar Clown e Judge, che si trovano nel regno della Germa, stanno combattendo nella mini avventura. Vegapunk è un genio, quindi nasce come genio. Ma è anche un utilizzatore del frutto Brain Brain, che gli consente di avere una memoria illimitata di conoscenza. Ecco perché aveva una testa enorme. Il titolo, Punk Records, si riferisce alla sezione superiore di Egghead dentro l'uovo ed è composto dal cervello di vegapunk quindi il cervello sotto teca il cervello cioè questa immagine prima ancora di vedere vegapunk era sicuramente nell'immaginario collettivo di tutti i fan dell'opera di questo cervello no l'antico robot quello che vediamo nel capitolo 1065 ma anche nel 1066 fu creato nel secolo vuoto e 200 anni fa, quindi 200 anni fa, dagli attuali avvenimenti? Uh, ha attaccato il governo mondiale. La Cyberpole Zero è arrivata su Egghead. Hanno detto che sono qui per restituire il Seraphim Kuma. Ma gli è stato negato l'accesso. E alla fine del capitolo il vero Kuma, a Kamabakka si alzerà e inizierà a correre da qualche parte. E vedremo anche Drago, Dragon. Sai chi mi sia aperto un mondo? Ho pensato a una cosa che magari per tanti è stata scontata sin da sempre, ma io l'ho notata solo adesso. Oddio, cosa? È una cosa stupida, ragazzi. Non è nulla di così interessante, però. Mi si è aperto il mondo no, adesso. Se ti si è aperto il mondo non può essere una cosa stupida. No, eh sì, perché il titolo si intitola. Il capitolo si intitola Punk Records. Abbiamo anche tutti i punk che provengono da Vegapunk, perché lui si chiama Vegapunk. Vegapunk, certo. Eh. Okay. Anche che Fankazard forte il nome di Vegapunk. Oddio, io non ci avevo mai Oddio! pensato. Pancazard. Cioè, no, si chiama così perché è l'isola di Vegapunk, dove lui faceva gli esperimenti, certo. no? Per questo si chiama fankazo. perché fa Fai esperimenti, fai ricerche, no? Azard che significa <ride> in inglese? Azz azzardare. <ride> no, cerchiamo sì. anche questo, cerchiamo di capirlo, no? Credo che facciamo brutta figura. Rischio, Rischio certo, perché comunque mi sono un po' pericolosa. Grazie Stefano, adesso Dai. possiamo andare a cena. Senta, veramente. Questa è una cena, Stefano. Dai, Stefano. Grazie, grazie, grazie grazie mille Stefano. Comunque è vero. Pankazard, oddio. Non ci avevo mai pensato. <ride> Ed è Gedde perché è il suo cervello. Perché dentro è messo il suo testa d'uovo. Quindi lui si definisce come una testa d'uovo. Che è la testa d'uovo, comunque. Nell'immaginario collettivo da la testa d'uovo è Isola questo personaggio? Sì, la testa d'uovo non è conoscenza, la testa grossa è ah, Mamma mia, però Oda <ride> effettivamente riesce a dare senso. No. Cioè, la prima saga di Vegapunk è Punk Hazard: sì. già c'era Vegapunk, però avevamo Sister Clown. Per, sempre sì. per allungare Ma perché il è stato broad. lui che ha offuscato l'attenzione sul Punk Hazard, <ride> <ride> io non ci posso pensare, <ride> dai. Non so se siamo, siamo talmente stupidi a non pensarci fino ad oggi. O, o non lo so se anche voi ci avete fatto caso solo adesso, ragazzi. Io non, ho, non so cosa pensare veramente. Ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per questa live. Allora, domani non ci saranno live sugli spoiler, credo. Non ci dovrebbero essere, o oh, sì. Boh, questa non è fissata. Però la live di mercoledì è sicura. La live inizierà. Prima delle 21, poco prima delle 21, così ci prepariamo e iniziamo a gustarci questi episodi doppiati di Dress Rosa. Ci sarà molto da dire, non solo sugli episodi, ma andremo a fare anche magari un riscontro col manga, vedere qualche scena da, direttamente dal manga, vedere un po' l'adattamento e tutto. Quindi ci vediamo eh, mercoledì sera. Eh, vi ringraziamo tantissimo, Stefano. Grazie per il supporto, davvero. Grazie mille, Stefano. Grazie, grazie a tutti a coloro che hanno partecipato e eh, grazie a tutti coloro anche che hanno donato. Grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie, ragazzi, per tutti i follow. Eh, mi ricordo ancora una volta: se non avete mai messo il follow su Twitch, vi invitiamo a farlo. Grazie di cuore, ragazzi. Eh, alla prossima, davvero, grazie mille. Sai che questa cosa di Punk Hazard? Comunque, hai dato il finale, quello lì. Che molti, sicuramente, c'erano arrivati. Noi due sì, stupidi. No, non c'erano. Però, bello, sorprendente. <ride> Reaction anche su quello. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi! Ciao a tutti! could run. same thing